E ora alzi la mano chi non ha mai dovuto abbandonare bottigliette d'acqua, forbicine per le unghie o un formaggio spalmabile ai controlli di sicurezza dell'aeroporto. Però c'è qualcuno che ha provato ad aggirare le norme di sicurezza, portando con sé cose a cui farete fatica a credere. Iniziamo! La TSA negli Stati Uniti è famosa per i suoi rigidi controlli, anche su bambini in carrozzina di 3 anni, ma non gli era mai capitato di imbattersi in un uomo proveniente da un'altra galassia. Peter Mayhew, l'attore che ha interpretato il peloso della saga di Star Wars, stava tornando a casa, quando i funzionari lo hanno arrestato prima che salisse sull'aereo. Il motivo? Niente di meno che l'arma che portava con sé, la sua spada laser. Il gigante inglese di 2,21 m ha cercato di spiegare che a causa della sua età, circa 70 anni, e della sua altezza, aveva bisogno di usare la spada come supporto per camminare. Per fortuna alla fine l'hanno lasciato andare. Nel 2002 un uccello esotico volò all'improvviso dalla borsa di un uomo e la cosa non passò inosservata la sicurezza. Gli agenti, facendo dei controlli, hanno scoperto che l'uomo nascondeva anche 50 orchidee rarissime che non erano legali nel paese. Comunque il sospettato veniva dalla Thailandia e a quel punto la sicurezza gli chiese se avesse da dichiarare altra roba illegale. L'uomo alla fine confessò che nei suoi slip nascondeva anche due piccole scimmie. Ebbene sì, è una cosa fuori dal comune e peraltro quelle due creature erano anche in via d'estinzione. Voleva entrare in Spagna portando con sé un'ingente quantità di cocaina. L'uomo arrivato da Santiago, in Cile, e una volta messo i piedi nell'aeroporto di Barcellona, non ha fatto in tempo a prendere i bagagli che la polizia era già arrivata per fare dei controlli. Non si sa con esattezza se il cileno si fosse rotto la gamba apposta, oppure se è stato a causa di un incidente. Sta di fatto che quest'ultimo è riuscito a nascondere nel gesso ben 5 kg di coca, per un valore stimato di 770.000 euro. Se fosse riuscito a farla franca, sono sicuro che adesso avrebbe fatto la bella vita, ma purtroppo quel giorno gli è andata veramente male, infatti è finito dritto in carcere. Spesso la realtà supera ogni immaginazione. Sarà questo che devono aver pensato gli addetti dell'aeroporto di Bangkok, dopo aver scoperto il contenuto della valigia di una donna in viaggio verso l'Iran. Gli agenti avevano percepito strani suoni provenire dal bagaglio, così dopo averlo aperto sono rimasti senza parole. Insieme agli abiti vi era un cucciolo di tigre, ma guardate quanto è tenero. Il piccolo di circa 3 mesi stava per soffocare e sono stati proprio i suoi lamenti ad attirare l'attenzione del personale. Ovviamente la donna è stata arrestata, mentre il cucciolo è stato affidato a un centro specializzato. Solita fila davanti al metal detector, la gente si toglie cinture e oggetti metallici, le valigie sfilano sotto i raggi X, però a un certo punto nel monitor appare un'immagine e l'addetto rimane letteralmente impietrito. Tra vestiti e foulard c'è un bambino nella valigia, il piccolo risultò essere figlio di genitori egiziani, che non avendo documenti di imbarco per il neonato, hanno provato a passare i controlli nascondendolo nel borsone. Ovviamente il bambino era un passo dalla morte, considerate le condizioni. Inoltre la macchina raggi X è molto pericolosa, specialmente per un individuo di pochi mesi. Entrambi i genitori sono poi stati arrestati, con accusa di tentato omicidio ed aver violato le regole di immigrazione.